C'è chi non conosceva la vicenda, c'è chi ne era informato e chi invece ha voluto saperne di più. L'interesse ha spinto alla partecipazione e qualcuno ha cominciato a farsi delle domande sul caso giudiziario di Vincenzo Buonmarito. L'incontro, che sabato pomeriggio si è tenuto a Borgetto per illustrare ai partecipanti gli elementi che proverebbero la presunta innocenza di Buonmarito all'ergastolo per il rapimento e la conseguente morte di Pietro Michele Licari, ha creato un vespaio di reazioni sulla giustizia ingiusta. Si è riflettuto sul fatto che Vincenzo Buonmarito è una persona comune e che chiunque potrebbe essere accusato da qualcuno, il giovane di Borgetto è stato chiamato in causa dal reo confesso del crimine, e finire il resto dei suoi giorni in carcere. È perciò che in diversi hanno deciso di contribuire affinché si faccia piena luce sulla vicenda. All'incontro di sabato c'era gente comune, diversi giovani, ma anche esponenti politici sia di Borgetto che di Partinico. Da Toti Costanzo di Rifondazione Comunista ai consiglieri comunali Gianluca Ricupati e Maria Grazia Motisi, quest'ultima già da mesi si è avvicinata al caso, ed ancora gli assessori comunali Giusi Grippi e Giuseppe Pirreca, il presidente dell'Assise Civica di Borgetto Elisabetta Liparoto e il giovane consigliere Alfredo Panettino. Io penso di intanto fare un consiglio comunale a porte aperte e intanto invitare l'avvocato Pecoraro e tutta la cittadinanza. Chiaramente noi non vogliamo fare un consiglio comunale che sia un tribunale, perché noi non abbiamo la giurisprudenza, siamo dei politici, però vogliamo mettere a conoscenza i fatti. Dopodiché speriamo che questa voce di tutti possa arrivare a chi di competenza e ribadisco, riaprire il caso per vedere se effettivamente questo ragazzo ha diritto di vivere la sua vita, perché è innocente. Dobbiamo dargli una possibilità. A tutti i componenti di questo comitato, io ho detto: voi con una mano e io con 100, io dove posso arrivare, dove posso mettermi a disposizione con la politica, io mi metto a disposizione a 360 gradi. E dico pure che evitiamo possibilmente di lasciare da parte la politica con la cittadinanza, facciamo finta che sia una squadra unita in questo caso, lavoriamo insieme in queste situazioni e sicuramente a una conclusione arriveremo sicuramente. È chiaro che l'unica vittima certa è il dottor Licari, e su questo non ci sono dubbi, perché è morto di stenti, quindi una morte violenta, però è pur vero che occorre ricercare la verità. Se c'è anche un piccolo dubbio rispetto alla colpevolezza del Buonmarito, è giusto portarla fino in fondo. Noi non siamo i soggetti idonei a dire se il signor Buonmarito è innocente oppure è colpevole, però quantomeno possiamo pretendere di sapere se questi elementi nuovi, che mi sembrano abbastanza illuminanti, a parte le lettere che potrebbero essere anche considerate un artificio, però sapere che il telefonino di questo signor Buonmarito si trovava in un luogo diverso da quello a cui viene associato, sentire altre intercettazioni, questione delle sigarette, le parole anche del procuratore generale della Corte di Cassazione, che conferma i dubbi esposti dall'avvocato anche in questa sede, di fatto pongono un problema sulla giustizia. Da cittadino più che da qualsiasi altra persona mi sento veramente in dovere di chiedere chiarezza a un sistema che molto spesso è ingiusto, anche se si chiama giustizia.